Siamo con Roberto Bianchi, prima del trittico di partite contro Bologna. Hitting coach, la prima domanda è ovviamente obbligata. Siamo un po' più della metà della stagione. Come vedi i ragazzi? Se hai visto dei miglioramenti, se hai visto degli improvement, cosa ci puoi dire di questa squadra? Stiamo lavorando tanto sulla tecnica, sulla meccanica e questo purtroppo ci sta svantaggiando il fatto che siamo un po' troppo aggressivi, nel senso nel voler battere, essere meno pazienti nel box, quindi questo ci porta a girare anche palle che con un po' più di pazienza, un po' più di tranquillità. Riusciremo a colpire palle più vicino nella nostra zona buona, anziché andare a colpire palle che magari sono un po' più difficili da colpire con una certa costanza valida. Ecco. Secondo me l'unico problema che abbiamo adesso è un po' la fiducia, è un solo un po' un problema mentale, nel senso che penso e spero che riusciamo a colpire. Lavorando un po' più adesso sulla mentalità e sull'approccio a discapito della tecnica, di riuscire in questa maniera ad avere un po' più di continuità nel box. Un'altra domanda che viene un po' spontanea a tutti è il discorso fuori campo. Tu che sei ovviamente il massimo esperto e puoi parlare a riguardo. Parma ha un ottimo line-up, quest'anno forse sono arrivati pochi homer, è solo colpa del Cavalli o ci sono altre spiegazioni? Ovviamente Cavalli non aiuta perché le misure sono notevoli. No, ripeto, abbiamo lavorato non avendo sì, un buon lineup, però non abbiamo gente da 15 fuori campo all'anno. Quindi mi è sembrato anche logico lavorare più che altro di cercare i gap, nel senso centro-sinistra, centro-destra, e di cercare meno lo swing largo per cercare di buttarla fuori. Come detto prima, non abbiamo gente che ha 15 fuoricampi o 20 all'anno, quindi mi sembra anche giusto lavorare un po' più sulla linea e sulla qualità piuttosto che la forza pura. Ecco. Ultima domanda, si va a Bologna a 3 partite importantissime, non solo per la classifica, ma anche lo sappiamo, il derby è sentito, com'è il morale della squadra? Morale, come sempre, è buono. Ripeto, tutto sta io parlo dalla battuta, a cercare di lavorare con più tranquillità, perché la potenzialità è immensa di questi ragazzi. Il problema che abbiamo adesso è un po' più mentale più che altro. Ecco, abbiamo perso un po' di lucidità, ma presumo e penso e sono sicuro che verranno fuori, perché non è normale, non è neanche logico con l'abilità che hanno questi ragazzi. Poi, come dici te, il weekend è importante, ma non è, diciamo, da dentro fuori, quindi cercheremo ancora di lavorare, di cercare di essere pronti per quando sarà dentro fuori. Questa è l'idea, diciamo, che abbiamo tutti noi qua. Grazie tantissimo e in bocca al lupo.